Presentato oggi nel capoluogo lombardo Milano Archeologica per Expo 2015, un'iniziativa per scoprire le origini proprio di Milano. Vediamo servizio. Caterina Bonvalsassina, che è della Direzione dei Beni Culturali e Paesaggistici della Regione Lombardia, oggi viene presentato questo progetto Milano Archeologica. Si tratta di una sorta di mappatura dei siti archeologici di Milano, anche in vista dell'esposizione universale. Beh, è molto di più di una mappatura, perché è un progetto che prevede di mettere insieme tutti i proprietari ecclesiastici, comune, regione, sotto la vigilanza della soprintendenza, che ce l'ha comunque, oltre ai luoghi che sono sotto la sua diretta tutela. Si tratta di fare una perimetrazione, certo geografica, di quali sono questi luoghi, ma soprattutto di fare una schedatura, catalogazione dei singoli oggetti o aree archeologiche di interesse per la Milano archeologica, legata dal momento da Costantino, anzi dal 286 in poi, e poi, dopo la schedatura che porta alla conoscenza del bene, fare una verifica, un'analisi dello stato di conservazione, una verifica conservativa in un piano generale di recupero. Fatto questo, qual è lo scopo però? Lo scopo è di mettere insieme, di far sistema, quindi che sia un'unica regia, ancorché congiunta, a mettere insieme tutte queste cose allo scopo di una migliore fruizione, di fare riaffezionare da un lato i cittadini di Milano e far venire, convogliare il turismo alla scoperta di questi luoghi archeologici che ci sono sempre stati, ma che serve a metterli sotto un fuoco di attenzione, sotto un fuoco di interesse, sotto un fuoco di passione, chiamatela come volete. Venendo a Milano, diciamo tutto il centro storico di Milano, naturalmente il nucleo centrale, che era inizialmente il nucleo del centro insubre, pensiamo alla leggenda di Belloveso che avrebbe fondato la città di Milano. Comunque Milano è importante come centro insubre, e da quel momento è sempre stata una capitale fino al periodo tardo antico, fino ai giorni nostri. E poi via via si allarga all'area delle necropoli, che in parte vengono occupate poi dalla costruzione delle basiliche, quindi il centro di Milano si allarga. È stato possibile, attraverso una serie numerosissima di scavi, individuare questa espansione progressiva della città, perché sono state individuate le cinte delle mura repubblicane, tardo-repubblicane, delle mura massimanee, e quindi è stato possibile, attraverso l'indagine archeologica, definire meglio l'urbanistica di una città che nasce come un centro policentrico verso cui convergevano le strade, il centro insubre, che via via si allarga, diventa città quadrata, via via si allarga ancora e diventa la città, la Milano imperiale, che è meglio nota per le sue strutture imponenti. Nel momento in cui Milano diventa capitale dell'impero, naturalmente viene sottoposta a grandi interventi di ristrutturazione e costruzione ex novo di edifici pubblici importanti, quindi l'impronta che noi ancora oggi percepiamo di più è proprio quella della Milano imperiale.